questa è solo nostra, è solo nostra. E allora è finita la partita, la finale, la Benetton di Capitan Qualisa, eh? Capitano, campione d'Italia, lo vuoi dire tu? Siamo campioni d'Italia, sono campione d'Italia per la terza volta della categoria juniores, però negli altri con i 90 e gli 89 battevo le mani dalla panchina, invece qua lo sento mio. Ringrazio la squadra, ringrazio lo staff, ringrazio tutto il pubblico e siamo campioni d'Italia. Ieri sera in semifinale hai fatto un partitone galattico, c'è una cosa veramente mai vista, anche lì avete iniziato a costruire il titolo. Noi abbiamo iniziato a costruire il titolo da agosto, quando ci siamo trovati, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, siamo arrivati qua con la convinzione di pensare partita dopo partita, affrontare squadra dopo squadra e vedere quello che ci portava. Basta, non so cos'altro dire, sono senza parole. Solo complimenti alla Benetton, capitano. Grazie, grazie mille. Siamo finita la partita, siamo con Rafael Gaspardo. Rafael, hai vinto il titolo italiano nel Tour Friuli, che emozione! Emozione grandissima, sono orgogliosissimo di aver vinto in casa e bravi ragazzi, una squadra magnifica. Sono solo contentissimo, non so cosa dire. Senti, raccontaci, avete giocato sempre meglio in questa finale, ma in realtà avete iniziato, diceva capitano, fin da agosto a costruire passo dopo passo questo titolo. Il momento decisivo della stagione qual è stato secondo te? Allora, ci sono stati due momenti decisivi. La prima sconfitta contro Fossò, dove abbiamo capito che non eravamo dei fenomeni e che dovevamo lavorare molto duro. E la seconda sconfitta a Bologna, dove abbiamo preso una brutta mazzata che ci ha fatto rimettere di nuovo la testa sulle spalle e capire chi eravamo. E allora Raffaele, complimenti e in bocca al lupo per le prossime, ciao! E allora, eccolo qui il coach campione d'Italia, Adriano Vettel. Coach, una fatica, io ho fatto fatica a commentarla, figurati la... Prima di tutto, visto che sono in diretta, mi volevo accertare che mio padre fosse ancora vivo, perché ieri l'ha vista sullo streaming, è finito al pronto soccorso, e quindi se sei vivo papà, poi mi fai un messaggio. Coach, che emozione! Non lo so, incredibile, sono contentissimo per loro. Sembrano cose retoriche, ma hanno fatto secondo posto under 14, terzo posto under 17, secondo posto under 19. Oggi sembrava fosse l'ennesima volta che non ce la facevano, che non avrebbe tolto niente, ma ce l'hanno fatta. Per me è una gioia incredibile, sono con loro da 4 anni e vedere questi ragazzi che non sanno neanche che cosa hanno fatto, ma se lo ricorderanno per tutta la vita, cioè... Sono a posto per sempre. Coach, sul meno 14, nel tanto, meno 15, che cosa hai pensato? Ho pensato, proviamoci ancora, ho finito il time out. Ho detto, ragazzi, buttiamo tutte le energie che abbiamo, andiamo zone press e quello che viene viene. Però, sinceramente, non ci credevo moltissimo. Io in cronaca ho detto, ci si aspettava i Qualisa, i Gaspardo, i Mazzi, gli Ivanov. Hai vinto con le triple di Repescia e Masocco, direi. Prima di tutto Repescia ha lavorato quest'anno in una maniera incredibile, il doppio di tutti, ha fatto, perché non andando a scuola lavorava doppio allenamento, a volte triplo allenamento e il tiro gli è venuto, quindi è il premio per un lavoro incredibile. Masocco è arrivato con noi quest'anno, fino a per 6 mesi sembrava un corpo estraneo e poi è cresciuto all'interno di un gruppo non facile. I Qualisa ci hanno portato fino a qui, i Masi ci Ivano ci hanno portati fino a qui, erano morti in campo, Zanelli era morto in campo, Zanatta, bomba di ieri, le bombe cagava, morto. Oggi c'era bisogno di qualcosa di nuovo e l'abbiamo trovato. Coach, complimenti. Grazie, grazie. Paolo Pressacco, il dirigente della Benetton. Paolo, qui in Friuli avete vinto un titolo sul meno 15 nel terzo quarto, nessuno ci credeva e alla fine il cuore Benetton ce l'ha fatto. Oh, infatti sono stati grandi ragazzi perché non hanno mai mollato, ci hanno creduto fino alla fine, sebbene la stanchezza di ieri, devo dire sono stati meravigliosi, sono stati soprattutto squadra, si sono incoraggiati, devo fargli veramente i complimenti. È un gruppo che, dicevo, in 5 anni sono arrivati una volta secondi, una volta terzi, una volta quarti, e pensavo oggi proprio, ho detto, per loro, perché se lo meritano, il primo posto sarebbe veramente il coronamento di tutta la loro attività giovanile. E così è stato e sono orgoglioso e felicissimo per loro. Ora non è questo il momento per parlarne, però è anche un bel segnale per la Treviso del basket, effettivamente. Dopo l'annuncio del Benetton, questa vittoria dice ci siamo ancora. Sì, soprattutto perché poi sono quasi tutti ragazzi, eccetto 3 ragazzi stranieri, sono tutti trevigiani o della provincia, e quindi il reclutamento che abbiamo fatto negli anni in loco ha dato questo bel risultato. Allora, grazie a Paolo Pressacco, lo lasciamo le premiazioni per lo scudetto, Paolo.
Allora è finita la finale scudetto fino al metà del terzo quarto, la Virtus Siena davanti di 15, siamo con coach Mercacci. Coach, lì avete avuto forse del merito di non chiuderla perché avevate la partita in pugno. Sì, probabilmente sì, eravamo avanti di 15, avevamo giocato meglio di loro, avevamo fatto tutto bene rispettando tutto, ce l'avamo prefissi, nel momento in cui non la dovevamo chiudere non l'abbiamo chiusa. Loro hanno fatto una partita onestamente straordinaria in 4 minuti perché hanno segnato di tutto e soprattutto da 3 punti, al di là dei 2 palloni persi scioccamente da noi, a noi ci è presa la paura. Nel momento in cui siamo andati sotto di 1, siamo subito rientrati dal time out, abbiamo segnato, siamo andati più 4 e lì la partita è finita con l'altra bomba di Repesa e la riportai subito sul meno 1. L'inerzia lì cambiava, se non segnava invece si è risposta a favore loro, non ci è preso la paura. Un paio di errori assurdi però probabilmente dettati anche dall'inesperienza di avere una squadra così giovane, ma questo voglio dire non toglie niente a quello di straordinario che mi ha fatto i miei ragazzi. Cioè, siamo arrivati in finale, siamo stati avanti per 37 minuti, non ce l'abbiamo fatta, rimane un gran Mario, ma una grandissima soddisfazione per come abbiamo affrontato queste finali nazionali. E comunque ci ricordiamo che l'Under 17 la Virtus Siena fra un paio di settimane rigioca di nuovo per il titolo di categoria, quindi insomma non ci abbattiamo per questo risultato ma andiamo avanti. Sicuramente io sono contentissimo di quello che hanno fatto i miei ragazzi e faccio un grossissimo in bocca al lupo a tutti loro per l'avventura dell'Under 17, ai miei cadetti. Un ringraziamento particolare a Gerlando Embro e Mirone che quest'anno chiudono le giovanili perché sono del 92. Onore ai vincitori, però anche un pizzico di merito agli sconfitti. Grazie coach, in bocca al lupo. Ciao. A Cividale, nell'ambito delle manifestazioni, abbiamo il top scorer, il miglior realizzatore, Andrea Tradini della Scavo di Pesaro. Andrea, io penso che avreste voluto fare il cambio troveo di realizzatore con lo scudetto, però insomma è una bella soddisfazione lo stesso, vero? Sì, sì, è scontato ovviamente. A livello personale sono contento, dedico questo trofeo personale alla squadra, alla mia famiglia, a tutte le persone a cui voglio bene e che mi vogliono bene. Ti abbiamo visto giocare delle partite incredibili, cioè più di così onestamente tu non potevi fare per portare la Scavolini avanti. Non credo, credo che si può far sempre meglio, quello che ho fatto credo che sia stato buono, però purtroppo come hai detto tu di squadra non siamo andati oltre, quindi ovvio che mi dispiace. Andrea, qual è il tuo obiettivo a questo punto? Finita la carriera giovanile, ti aspetta un grande futuro in Serie A? Speriamo, io il mio obiettivo è quello di migliorare giorno per giorno e basta, poi quello che viene è tutto di più. Andrea, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Francesco Veccia della Trenwalder Reggio Emilia, miglior quintetto. Francesco, siete arrivati in semifinale, tu sei tra i migliori 5, le tue soddisfazioni? Sì, è stata una grande soddisfazione, anche se abbiamo perso la semifinale con la Virtus Siena che ha giocato veramente bene contro di noi, e anche la finale ha giocato molto bene, perdendo solo gli ultimi 5 minuti. Ti abbiamo visto giocare partite super, cioè triple a tutto spiaggia, veramente sei un grandissimo giocatore, avrai un futuro brillante davanti. Speriamo. Certo, ma è il rammarico di non aver giocato la finale per aver perso con la Virtus Siena ieri. Però siamo riusciti ad arrivare comunque terzi e quindi avere una buona posizione. Francesco, in bocca al lupo per la carriera. Crepi, grazie. Continuiamo con il miglior quintetto, Simone Fabiani della Virtus Bologna. Simone, vi siete fermati in semifinale dopo 2 supplementari, una battaglia con la Benetton. Però insomma siete quarti in Italia, può essere comunque una soddisfazione. Sì, è comunque un buon risultato dopo aver perso una semifinale dopo 2 supplementari. E purtroppo nella finale del terzo e quarto posto siamo arrivati molto stanchi dopo una serata veramente stancante. E purtroppo questo ci ha condizionato anche l'ultima finale. Simone, in semifinale hai giocato una partita straordinaria, strepitosa, più di così onestamente non sapevo cosa potresti fare. No, sinceramente da inizio gara ho visto che le palle entravano, andavo a canestro facilmente, ho detto oggi posso tirare quello che ho fatto e il risultato si è visto. Obiettivo di carriera a questo punto? Ah, oddio, spero di andare a giocare in Serie A. Auguri, in bocca al lupo.
Amedeo Tessitoni, ne sentiremo parlare perché a Cividale ha fatto davvero un campionato incredibile. Complimenti Amedeo, peccato per la finale, ma... Sì, ce la siamo fatta scappare all'ultimo, però comunque abbiamo lottato perché era nostra, siamo stati noi, cioè secondo me siamo stati noi quelli che abbiamo dominato, insomma, fino al terzo quarto. Poi c'è stato un calo, però la stanchezza e tutto ci ha sfavorito. Amedeo, cioè, hai giocato partite strepitose, il miglior quintetto mi sembra sia il minimo che potevano darti. Adesso a questo punto il tuo obiettivo di carriera qual è? Hai la finale del 17, ma immagino che stai già pensando a qualcos'altro. Ma a me mi hanno sempre insegnato di pensare una cosa alla volta. Per ora c'ho solo le finali a Bologna e basta. In bocca al lupo. Crepi. Coppa Italia, la Snyder ha onorato la partecipazione tenendo sconfitta in finale. Siamo con Stefano Bossi. Stefano, le avete provate tutte, ma questi di Rimini erano veramente fortissime. Sicuramente sì, anche dall'aspetto fisico era veramente superiore a noi da tutte e due le parti. Hanno avuto percentuali altissime, noi più di tanto non potevamo fare. Siamo comunque contenti per aver ricevuto questo risultato qui. È stato un anno fantastico veramente, anche come mia prima esperienza a Udine, veramente un bel anno, grazie. Senti, Benetton che vince la finale alle 19, te l'aspettavi? Veramente, soprattutto devo congratularmi con tutte e due le squadre, veramente una bella partita. Alla fine ha prevalso chi ha avuto più, diciamo, più grinta e più voglia di vincere. E la Benetton veramente si è meritata questo premio. Stefano, in bocca al lupo. Crepi il lupo.